questi giorni si sta svolgendo nel circolo tennis Malagiano il 16° trofeo nazionale di tennis Mandarimbolo. È un torneo riservato agli under 10, 12, 14, 16, maschile e femminile. Ma il circolo tennis, proprio perché è guidato dal binomio sport e cultura, ha organizzato questo un evento culturale e gastronomico per presentare al territorio i lavori fatti da alcuni di artisti paragianesi, artisti che di professione non svolgono questa professione ma fanno ben altro, e quindi ci sono pittori, scultori, artigiani in legno, artigiani in cuoio, quindi ricami, oggetti in carta. Chiaramente questi abbiamo voluto valorizzare un po' queste che sono solo alcune delle risorse palagianesi, e quindi abbiamo avuto una risposta numerosa di persone, di cittadini, di signore e di signori che espongono i loro prodotti.
Circolo Tennis Palagiano ringrazia l'amico fedelissimo Pino Favale che ci segue durante tutte le iniziative che il circolo svolge durante l'anno, ma non solo, segue tutte le iniziative che si svolgono nel territorio di Palagiano. Chiaramente ha ripreso questa bellissima mostra di queste creazioni artistiche palagianesi, noi lo ringraziamo e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti gli artisti che hanno voluto esporre le loro opere. Il torneo continua e quindi con altri eventi. Giovedì 16 nel pomeriggio c'è un altro evento culturale e gastronomico, cioè ci sarà l'esposizione di tutti i prodotti agricoli del nostro territorio e come elemento gastronomico la preparazione e la consumazione della tradizionale pasta, la tagliarina squand, che è legato un po' alla nostra grande festa della Madonna della Stella. E poi il torneo si concluderà sabato e domenica 19 novembre con le finali. Quest'anno hanno partecipato tantissimi atleti, sono 256 iscritti e a tutti quanti, perdenti o vincenti, il Circolo Tennis Palagiano e il territorio di Palagiano offre una cassetta di clementine e una maglietta celebrativa del torneo. Colgo l'occasione per rivolgere un ringraziamento ma anche un arrivederci alla prossima edizione, alla 17ª edizione di questo trofeo nazionale Mandarin Bowl del prossimo anno. È in corso di svolgimento il 16esimo Mandarin Bowl, torneo nazionale giovanile che si disputa qui al Circolo Tennis di Palagiano per Under 10, 12, 14 e 16. Quest'anno si è superato il record degli iscritti che l'anno scorso erano 246, quest'anno siamo arrivati a 255. C'è una grande rappresentativa di tutti i circoli della Puglia e Basilicata e in più anche della Calabria. Oggi si sta giocando la seconda domenica e si gioca praticamente da questa mattina alle 9 fino a questa sera ininterrottamente e dovremo finire come al solito verso le 21-22 di questa sera. Domani riprenderà il torneo e le finali saranno disputate tra sabato 18 e domenica 19.